stati più vicini alle MotoGP come tempi. Esatto, sì. Esatto. Quindi bisogna vedere se confermeranno le prossime gare, però sono migliorati nettamente rispetto a inizio anno. Hernandez ha soli 3 secondi da Abram, che diciamo non è. Sì, la previsione secondo cui le prime CRT sarebbero arrivate a competere con le ultime MotoGP a fine anno si sta realizzando. Sì. Sì. Va bene. Ci sta. Allora, niente, beh, altri argomenti, boh, della MotoGP ce ne sono pochi oggi, non so cosa dire, ma la sfiga di Spiss, anche lì, cosa vogliamo dire, ma è possibile che a questo gli ne succeda una dietro l'altra? Quando un'annata va storta fino in fondo, non ci sta niente da fare, quindi purtroppo è questo. Io non lo so se ci siano, diciamo, motivazioni esterne rispetto a questo, a questi guai, cioè boicottaggi, chiamiamoli come li vogliamo chiamare, però francamente dispiace, perché oggi poteva fare, non vincere, però sul podio ci andava sicuro, quindi veramente veramente un peccato. Alberto, la tua opinione su Spiss, su quello che gli succede? Vabbè, prima l'ho detta battuta, però cioè, inizia a diventare una cosa cioè, troppo ripetitiva. Cioè, solitamente questi sono mezzi che sono straaffidabili, proprio difficile. Io un motore esploso così in gara non me lo ricordo da anni, a parte il caso di Lorenzo a Assen, dove fu causato dall'incidente con Bautista. La gara scorsa gli si ruppe il supporto della sella, così è successo, roba del genere, insomma. Sì. È tutto l'anno che ha questa serie di. Poi, per carità, lui non è che Hascio è stato i primi 2 anni, sicuramente, anche perché insomma potrebbe avere un altro posto suo. Però cioè, iniziano a diventare troppe, cioè, una, due, tre, quattro volte, insomma. Io alle coincidenze e ripetizioni ci credo poco. Però, insomma, è così. Non diciamo che è sfiga, che mi devo dire. Lasci aperto però lasci aperta una possibilità che ci sia dell'altro sotto, mi pare di capire. Ma anche sì, perché cioè, insomma, te l'ho detto, sono per me sono troppe, me ne sta succedendo veramente troppe. Mi trovi d'accordo? Secondo me, anche secondo me è legittimo pensarlo, perché comunque se guardiamo dall'altra parte del box, Lorenzo ha distrutto un motore ad Assen per colpa di Bautista, ha pure un motore in mano e non gli succede mai niente, mai. Spiss, come è possibile che lui abbia i meccanici incapaci, che non gli sanno montare un forcellone, che non gli sanno montare quello, che non sanno regolare la carburazione del motore che si rompe? Carburazione non c'è, vecchio. No? Pazienza. No, c'hanno gli iniettori. Che figura di merda. Figura di merda, è partita. Vai. Aiuto. Vai, comunque ce li ha tutte lui. No, quello è vero. Un po' come Vettel e Webber l'anno scorso. Sì. Sì. Diciamo che ci sta come paragone. E facciamo anche che poi Vettel dominava le gare, Webber era lì ad annaspare. Facciamo anche un discorso di... Non so se l'avete mai visto quel film con Schwarzenegger e Danny DeVito, i gemelli. Sì. Che praticamente per fare uno perfetto, vincente, tutto quanto, è stato usato un altro a cui hanno dato tutti i geni recessivi, mentre l'altro gli hanno dato tutti quelli dominanti. Sì, lo scatto era diviso. Sì, sì. Mi ricorda un po' questa situazione. A Spiss gli danno tutta la merda più possibile e tutte le cose buone le riservano poi per me. Beh, effettivamente ci sta come paragone. Ma è un paragone stupido, però per dirti, l'idea che mi viene è questa qui. Perché Alberto dice bene, una volta, due volte, tre volte non è possibile. Oltretutto su una moto che è come la Yamaha, che voglio dire... È la moto che dà meno problemi a tutti. Certo.
Fosse solo sfortuna, cioè, voglio dire, Gianda ha detto dovrebbe andare a Lourdes, ma se è solo sfortuna va a Lourdes troppo chiuso, perché sì, effettivamente se è solo sfortuna siamo a questi livelli, cioè, povero spesso. Vabbè, più che altro dispiace perché oggi poteva fare una gara, cioè, che gli dava morale almeno, perché su questo tracciato ha sempre fatto delle belle cose. Due anni fa credo arrivò secondo sulla Yamaha Cliente, se non mi sbaglio, quindi dispiace constatare un altro incidente di questo tipo qua che non dipende da lui. Quindi vabbè, non sappiamo esattamente da cosa possa dipendere, magari può essere pure qualcosa che purtroppo, come dire, è una trama alle sue spalle, però non si può non constatare che ci sono queste cose un po' strane che gli sono capitate quest'anno, purtroppo. E va bene, dai. Va bene. Vabbè, della MotoGP tanto non c'era un cazzo da dire, quindi abbiamo detto tutto più o meno. Ah, io volevo soltanto magari due minuti, anzi pure di meno, no? Il discorso della pista, cioè il fatto che a questi livelli ci ritroviamo una pista che ha un asfalto vergognoso, cioè... Io non ricordo una situazione di questo genere in cui in tutte quante le classi si cade con una cadenza regolare. Ieri addirittura tre piloti della MotoGP che sono caduti nella stessa zona. Questo magari dovrebbe far riflettere un po' l'organizzazione o chi sceglie questo tipo di weekend in America, perché, cioè, si rischia l'incolumità dei piloti e dispiace vedere poi una gara falcidiata, perché questo è il quadro, con uno stone azzoppato, con un Aiden che non parte, insomma, non è il massimo, quindi volevo sottolineare questo ulteriore punto a chiosa del weekend della MotoGP. Tutto qua. È difficile non essere d'accordo, penso che siano d'accordo, scusate il bisticcio di parole, anche gli altri. Cioè, a mio avviso il discorso è che, allora, la pista interna di Indy nacque appositamente per ospitare il Gran Premio di Formula 1. Sì. Sì. Una delle classi di Ecclestone, vabbè, e portiamo la Formula 1 in Indy, poi insomma ci hanno corso 5-6 anni e poi si sono levati dalle scatole perché nessuno andava a vederla. Esatto. E il surrogato di Ecclestone, che sarebbe Espeleta, ha detto adesso ci provo io, solo che da quanto ho capito la pista interna viene esclusivamente utilizzata una volta all'anno per la gara del moto mondiale, e è logico che quando ci vai a correre le condizioni sono queste. Gli americani corrono a Indy, corrono solo sull'ovale, la pista interna non ci avranno mai. Non so se ci fanno qualche dimostrazione, qualcos'altro di simile, ma insomma, in che condizione vuoi trovare se ci corri solo una volta? Sono d'accordo. Io poi non, cioè, per me non si dovrebbe neanche correre a Indianapolis, perché per quel poco che hanno inquadrato le tribune erano vuote, quindi la gente in America della MotoGP non gliene frega niente. Ma poi 400.000 persone, c'è, cioè, un impianto come quello che ospita 400.000 persone, oppure, cioè, una pista del genere in un impianto del genere non è una roba che ci sta. Infatti parlano che sono dal prossimo anno dovrebbero spostarsi in Texas, da Austin, sul circuito nuovo, che ora a fine anno ospiterà anche il Gran Premio di Formula 1. Sapevo sto fatto qua della Formula 1. Sì, però avevano problemi di fondi per completarlo. O questa settimana, la settimana scorsa avevano iniziato a stendere il nastro d'asfalto, quindi. Ah, meno male. Non ci dovrebbero essere problemi. Va bene, dai, abbiamo detto tutto della MotoGP. Vado un attimo con il riassunto dei risultati, i primi 10. Allora, vince Pedrosa, secondo Lorenzo, Dovizioso, Stoner, Bautista, Bradl, Rossi, Abram, Hernandez ed Espargaró. Gli altri piloti, vediamo, Pirro, Pasini e Petrucci e tutti ritirati. Ottimo. Andata bene. La pole l'ha fatta Pedrosa in 1.38.8, il giro veloce in gara lo ha fatto sempre Pedrosa in 1.39.8. E zero praticamente. Pazzesco. Vabbè. Ok, passiamo alla Moto 2. Sì. Ok, io ve lo dico subito, come al solito sono a lavorare, non l'ho vista, perciò lascio parlare solo voi. Vai Alberto.
Allora, se devo essere sincero, ho seguito un po' distrattamente pure io perché ero impegnato con Federer. A proposito, che ha fatto? Ha vinto? Non lo so. Ha vinto. Ah, grandissimo. Vabbè. E comunque la guardavo distrattamente, ma insomma, a parte le prime 4-5 giri, insomma, è stata un po' una gara sulla falsariga della MotoGP, mi sembra. Sì, sì. Cioè, abbiamo la parte la scugliata iniziale di Aigerter, insomma, poi abbiamo avuto un Marquez che una volta preso la testa ha salutato tutti. Forse in maniera ancora più impressionante di quanto ha fatto Pedrosa in MotoGP. Ha comunque guidato in un modo fantastico, cioè hanno passato dei replay veramente impressionanti. E Spargarò è riuscito comunque a limitare i danni e per il resto, insomma, non mi sembra sia stata anche per la Moto2 una gara da ricordare. Vabbè. Scusate, vi lascio un attimo che devo andare a fare una cosa. Giando, vai avanti te, conduci te adesso. Va bene. Vai Gianluca. No, più che altro è stata una gara sulla falsariga della MotoGP, perché forse la gara della Moto2 è più noiosa che ho visto quest'anno, perlomeno. Marquez che ha appena capito... Cosa? No, il figlio di Regalino lo commento dopo. È una rubrica a parte. Vabbè, dai. Sì, sì. No, Marquez ha appena capito che gli altri stavano ancora capendo se si poteva usare o no. Lui ha stampato un 1.44 netto e poi fisso 1.43 basso e li abbiamo lati lì. E Spargarò è rimasto un po' nelle retrovie, poteva un pochettino dargli fastidio, ma non c'è mai arrivato. Non è neanche mai arrivato sui suoi tempi migliori, quindi insomma anche Spargarò partendo bene con Marquez oggi non ce n'era. Poi niente, una noia mortale davvero stavolta. Il figlio di Regalino era partito anche bene, era arrivato in prima posizione, poi ha perso progressivamente finendo ottavo dietro a Corsi, se non sbaglio. No. E quindi insomma, svizzero anche lui oggi. Vabbè, sono d'accordo comunque con quello che avete detto voi. È stata una gara onestamente noiosa, perché dopo il fuoco di paglia da Gerter, Marquez ha fatto una gara alla Pedrosa, è andato via senza problemi, imponendo un ritmo impossibile per gli altri, e la gara è finita lì, obiettivamente. Aggiungo rispetto a quello che avete detto voi, la prestazione di Julian Simon, che era da molto tempo che non faceva una bella gara. Mi fa piacere perché è un personaggio assolutamente sfortunato di questa categoria, ha avuto un sacco di problemi fisici dopo quell'incidente pauroso avuto a Barcellona qualche anno fa, quindi sono contento che lui sia tornato a podio dopo insomma anni bui. Per quanto riguarda gli annoni di italiani, su Iannone Gianluca mi potrà assolutamente confermare quello che dico, ovvero un pilota che non ha continuità, non ha questa capacità di essere veloce su tutte quante le piste come Marquez o come Spargarò, e quindi che difficilmente potrà lottare per vincere il titolo mondiale. Quindi questo è quello che ho offerto la Moto2 su un tracciato che francamente, come diremo anche sulla Moto3, insomma, non è stato esaltante come spettacolo, via. Ok, Salvo è tornato? Ancora no! Ok, allora andiamo avanti. È impegnato in faccende, quindi prendo io il comando. Bene, non lo so, allora abbiamo parlato della Moto2. Beh, dobbiamo fare un piccolo resoconto sulla classificazione della gara. Facciamo un resoconto sulla classificazione della Primo gara. Primo Marquez in 45 minuti e 13 secondi. Sì, della Moto2 sì. Ma non avete detto un cazzo? Non avete detto un cazzo, perché non c'è un cazzo da dire.